Gentili telespettatori, vi informiamo che è disponibile presso i migliori negozi dei dischi il nuovo long playing dei CCCP Fedeli alla linea. Ci sono dischi che segnano la storia, dividendo come il muro di Berlino un prima e un dopo nella musica italiana. Il settembre Prato e Spettacolo si apre con l'ortodossia dei CCCP. A 40 anni dall'esordio della band emiliana pioniera della scena punk italiana degli anni 80, il gruppo si presenta al pubblico più unito che mai, conservando l'equilibrio sottile tra sacro e profano, tra preghiera e urlo disperato anticonformista. Slogan insormontabile e stile inconfondibile, i CCCP tornano nel presente da un immaginario lontanissimo dal mondo odierno, piazzante e solo come Giovanni Lindo Ferretti sa essere, dagli scenari della sinistra più radicale al cattolicesimo conservatore con simpatie meloniane. Poco importa se ormai l'ortodossia dei CCCP, prima politica e poi estetica, ha provocato un testacoda ideologico, la band continua a regalare poesia ad intere generazioni che mettono da parte affinità e divergenze per abbandonarsi allo spettacolo. Accordi secchiettesi e movenze stranianti del teatro brutalista di Fatur, artista del popolo, e della benemerita soubrette Annarella scaldano il pubblico e la piazza diventa teatro. I CCCP restano fondatori di una generazione, portatori sani di messaggi poetici che nella modernità trovano sempre meno spazio. Una band partita con ritmi filosovietici ha fatto negli anni un vero e proprio mix di stili dalle influenze anche medio orientali come Radio Kabul e il tango inconfondibile di Amandoti. Il pogo è inevitabile, ai concerti dei CCCP non si finisce sicuramente per caso.